E oggi, come ogni venerdì, abbiamo la rubrica No Profit e oggi parliamo dell'associazione Bianca Garavaglia Onlus e abbiamo come ospite la dottoressa Stefania Maino, membro del consiglio direttivo e responsabile della raccolta fondi. Buongiorno dottoressa Maino, benvenuta a Colazione in Farmacia. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, dunque, giusto per dare ovviamente dei riferimenti ai nostri ascoltatori, la prima domanda non può che essere di che cosa si occupa questa Onlus, questa associazione? Allora, l'associazione Bianca Garavaglia Onlus si occupa della ricerca su tumori pediatrici. È un'associazione che ormai ha 30 anni, quindi nasce nel 1987 in ricordo di Bianca. Bianca Garavaglia è una bambina che si ammala a 6 anni di una rara neoplasia e che purtroppo non riesce a guarire. Quindi la sua famiglia decide di trasformare questo immenso dolore in qualcosa di bello e di positivo per gli altri e crea questa associazione, poi negli anni è diventata Onlus, proprio per sostenere la ricerca e quindi cercare di sconfiggere i tumori pediatrici. Ecco, allora, come primissima cosa, do anche come riferimento il sito internet dell'associazione che è abianca.org, vado a fare lo spelling Esatto. Ancona, Bologna, Imola, Ancona, Napoli, Cagliari, Ancona.org e lì potete trovare ovviamente le informazioni sull'associazione Bianca Garavaglia Onlus e potete soprattutto, se volete, chiaramente donare soldi all'associazione per sostenere la ricerca sui tumori contro i tumori pediatrici. E le chiedo anche, vi occupate di alcuni tipi di tumori specifici, Sì. in particolare? Allora, intanto il Sì. nostro centro di riferimento è l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, perché Bianca è stata curata lì e perché è un centro d'eccellenza in Italia e quindi accoglie pazienti, piccoli pazienti, adolescenti che provengono da tutta la nazione. Ecco, diciamo che c'è purtroppo ancora una migrazione sanitaria e quindi personalmente ho conosciuto famiglie che arrivano dal sud, dal centro o comunque anche dal resto del nord Italia. E quindi il nostro punto di riferimento è la pediatria oncologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Noi sosteniamo, a differenza di altre associazioni che per esempio sostengono la leucemia, noi sosteniamo i tumori solidi, perché ci sono diversi tipi appunto di tumori che vengono considerati rari, che colpiscono i bambini e quindi si parla di tessuti, di tumori delle ossa, di tessuti molli, tumori al rene, neuroblastomi, tumori alla tiroide, retinoblastoma che quindi colpiscono gli occhi, sono diverse le patologie che vengono raggruppate appunto in quel ramo che si definisce tumori solidi e quindi noi ci concentriamo su quello. Presso l'Istituto Nazionale dei Tumori. Ecco, c'è anche per far capire ai nostri ascoltatori l'incidenza dei tumori pediatrici e anche che colpiscono, come ricordava giustamente lei, anche gli adolescenti, ci sono delle statistiche, dei numeri che possono far Sì. capire, sì, quanti bambini ogni anno vengono, o in generale vengono colpiti purtroppo da tumori pediatrici? Allora, come diagnosi, cioè dopo la diagnosi le statistiche dicono che 3 bambini su 4 guariscono completamente, quindi questo è un dato per noi Sì. importantissimo, siamo intorno al 75%, sempre parlando dei tumori solidi, Sì, perché la certo. leucemia per fortuna ha una percentuale molto superiore, siamo intorno al 90%, quindi noi abbiamo ancora un po' di strada da fare proprio perché i tumori sono tanti, quindi gli obiettivi sono molteplici nei confronti della leucemia, che invece è una sola, insomma. E, come statistiche diciamo che siamo intorno ai 7.000 neoplasie nell'ultimo quinquennio, quindi 2016-2020, in Italia verranno diagnosticati 7.000 tumori nei bambini e 4.000 negli adolescenti. Ecco, quindi E stiamo quindi sono parlando di numeri che 11.000. Sono numeri poi sono sicuramente che devono numeri che vengono essere. considerati sicuramente rari Sì. rispetto ai tumori che colpiscono gli adulti. Poi personalmente quando tuo figlio è dentro in questi numeri Chiaramente sono numeri che colpisce. fanno male, Sono cose ecco. che fanno molto male sicuramente. E in che modo opera l'associazione Bianca Garavaglia Onlus?
Allora, come dicevo, noi sosteniamo appunto il reparto con tutte le necessità di questo splendido reparto e in particolare noi sosteniamo la ricerca, ricerca clinica e ricerca di base, ciò sì. Significa ricerca in laboratorio ma anche ricerca in reparto, nel senso che viene fatta ricerca nel letto del paziente con la somministrazione di farmaci e quindi di cura. Inoltre sosteniamo anche, ci occupiamo anche dell'assistenza e quindi assistenza psicologica, sosteniamo delle figure professionali che possono essere fisioterapisti, educatori, medici, infermieri, quindi sono molteplici. Noi a 360 gradi sosteniamo questo reparto che è al settimo piano dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Ecco, e chiaramente un bambino che sviluppa un tumore ovviamente è un problema per la salute del bambino in sé, però porta con sé anche tanti sconvolgimenti familiari. Quindi sostenete anche le famiglie tramite l'operato dell'associazione, le famiglie che hanno bambini purtroppo oppure adolescenti che sviluppano tumori, possono avere dei sostegni anche da parte dell'associazione? Sì, certo, no, uno dei nostri fiori all'occhiello è proprio il supporto psicologico che è stato voluto 30 anni fa a livello pionieristico, perché ora in tutti i reparti dei pediatrici o comunque dell'adulto, soprattutto nelle oncologie, c'è un supporto psicologico, quindi c'è una figura professionale. 30 anni fa non c'era ed è proprio la mamma di Bianca che ha voluto che iniziasse questo progetto e quindi abbiamo sostenuto e sosteniamo delle figure professionali, psicologi che sostengono sicuramente l'equipe, perché anche i medici che lavorano all'interno di questi reparti curano e vedono purtroppo anche morire dei bambini, hanno bisogno di supporto psicologico. Poi c'è il supporto al bambino e all'adolescente, pensate a un ragazzino di 14-15 anni che ha tutti questi cambiamenti ormonali, crisi familiari con i genitori, con i professori, quindi arriva nel pieno della crescita con un tumore. Sicuramente bisogna di un supporto psicologico, come un piccolo bambino che non riesce ancora ad esprimersi, che fa i capricci, quindi sul supporto psicologico abbiamo una figura dedicata ai bambini e differenziata una figura dedicata agli adolescenti. E poi alla famiglia, perché ovviamente un bambino, un figlio che si ammala di tumore è uno tsunami per tutti, per la mamma, in primis, per il papà, per i nonni, per i fratelli. E quindi c'è un supporto dedicato proprio anche alla famiglia completa, supporto che poi rimane anche laddove poi i bambini guariscono, ma se hanno bisogno, e quindi vengono spediti anche successivamente. Ecco, quindi sicuramente si cerca di aiutare la ricerca contro i tumori pediatrici, ma anche c'è l'aiuto da parte dell'associazione Bianca Garavaglia Onlus anche per le famiglie nel momento in cui purtroppo si scopre che il bambino oppure il ragazzo abbia sviluppato un tumore, un'assistenza psicologica per la famiglia, per il ragazzo e anche questa per il medico, insomma per l'oncologo, per lo specialista che si occupa del caso, un sostegno psicologico. Quindi anche questo credo sia un fiore all'occhiello dell'associazione, curarsi anche della salute, del benessere ovviamente psicologico di una persona che durante il suo lavoro purtroppo può capitare che veda morire dei bambini. Certo, sì. Ecco. E quali sono, le chiedo anche, i vostri obiettivi per il futuro prossimo e anche ovviamente in che modo si può sostenere l'associazione, perché quando si parla di associazioni di Onlus, comunque di associazioni no profit, ovviamente la donazione immagino che sia molto importante per voi. Certo, noi viviamo, operiamo, riusciamo a raggiungere tutti i nostri obiettivi grazie ai donatori, che sono tantissimi, perché è importante anche parlare, cioè tante volte si parla sempre di cose brutte, di persone cattive, cioè il mondo del volontariato in Italia è una risorsa eccezionale, ci sono tantissimi volontari che sostengono il nostro operato e donatori che ci finanziano, che permettono, là dove purtroppo ormai la sanità pubblica non riesce ad arrivare, c'è il terzo settore, ci sono persone meravigliose che sostengono
che sostengono i bisogni e le necessità degli altri, di chi è meno fortunato di noi, insomma. E il nostro obiettivo è sicuramente quello di raggiungere il 100%, quindi poter riuscire a guarire, a regalare speranza e sorrisi a tutti i bambini e tutti gli adolescenti. Oggi come oggi siamo, abbiamo detto, 3 bambini su 4 guariscono, siamo al 75%. Dobbiamo anche cercare di garantire una qualità di vita il più possibile normale a questo 75% di bambini che guariscono. Si stima circa in Europa ci sono dai 300.000 ai 500.000 bambini, persone adulte che sono state bambini ammalati. A queste persone noi dobbiamo garantire una qualità di vita il migliore possibile, perché già un adulto è stato malato, bambino, deve essere una persona sana, felice. Quindi si cerca di garantire la fertilità, perché sappiamo che queste cure purtroppo là dove riescono a sconfiggere il tumore lasciano delle cosiddette sequele, quindi la possibilità di sviluppare dei secondi tumori, problemi di fertilità, problemi al cuore, e quindi cercare di migliorare la qualità delle cure, quindi cure sempre più mirate e meno invasive, quindi per dare una qualità di vita futura sicuramente il miglior possibile. Ecco, guariscono, sì, sono tanti rispetto al passato. Al passato, quando abbiamo iniziato noi, cioè la percentuale era molto inferiore, tanti bambini morivano di tumore. Adesso stiamo in aumento le guarigioni, però cerchiamo anche di dare delle cure meno invasive, quindi che curino e che non lascino comunque conseguenze. Sì, conseguenze strascichi. Questo è il nostro obiettivo. Ecco, esatto. Quindi sì, io volevo anche mettere l'accento sul numero, sulla statistica che lei ha fornito poc'anzi. 350.000 persone in Europa sono adulti che hanno sviluppato, mi pare di aver capito. Sono dai 300.000 ai 500.000, ecco perché. Sono adulti che sono stati dei bambini ammalati. Ecco, e pensiamo quante persone, quante vite sono state salvate, e pensiamo quante vite ancora possono essere salvate per arrivare dal 75, speriamo nel minor tempo possibile, dal 75% al 100% di casi di bambini guariti da tumori pediatrici. E giustamente le chiedo anche di spiegare ai nostri ascoltatori come si può aderire, come si può supportare, come si può sostenere, aiutare l'associazione Bianca Garavaglia Onlus per cercare di arrivare insieme a questo 100% il prima possibile. Certo, allora intanto, come ricordava lei, sul nostro sito www.abianca.org potete seguirci e quindi vedere esattamente, approfondire quello che noi facciamo, e questo potete farlo anche sui nostri social, in particolare su Facebook ci trovate come Associazione Bianca Garavaglia. C'è la possibilità di effettuare una donazione, sul sito trovate le nostre coordinate bancarie, come trovate la possibilità anche di una donazione online tramite PayPal, quindi carta di credito. Abbiamo diverse campagne che si sviluppano durante l'anno, e quindi durante il periodo di Natale è possibile acquistare i nostri prodotti solidali, così come la pasta che ha alle porte, colombe e uova di cioccolato. Offriamo le bomboniere solidali, quindi per le cerimonie, matrimoni, crismi, comunioni e quant'altro. Il 5 per 1000 è possibile, in sede di dichiarazione dei redditi, donare il 5 per 1000 alla nostra associazione. Non costa nulla a chi effettua la dichiarazione dei redditi, per noi invece è un grandissimo supporto economico. E poi cerchiamo volontari, noi non facciamo un'assistenza quindi diretta, noi volontari in reparto, noi andiamo nelle piazze e quindi offriamo i nostri prodotti alla gente, cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica e spiegare il nostro operato, la nostra missione. Ecco, giustamente, quindi fare squadra, insomma, l'associazione Bianca Garavaglia Onlus con l'aiuto anche di tutte le persone, di tutti i cittadini, e quindi si può essere volontari tranquillamente, insomma, si può prestare il proprio tempo come quando si vuole per aiutare l'associazione. Certo, giusto? Il volontariato è assolutamente libero, ognuno mette a disposizione i propri talenti, il proprio tempo libero, abbiamo persone che offrono competenze
altre persone che mettono semplicemente le loro mani a disposizione. Ognuno può sicuramente offrire quello che può. Il volontariato fa bene, perché fa bene anche a se stessi, è un ritorno che secondo me riempie il cuore, scalda il cuore. Poi comunque è un dovere civico, secondo me, pensare ad aiutare le persone meno fortunate di noi. Sono... educativo anche per i nostri figli. E noi abbiamo per esempio dei bambini che rinunciano ai regali di compleanno e ci mandano dei soldini. Questa cosa è bellissima perché si esprime sicuramente, cioè trasmettiamo anche ai nostri figli la fortuna che hanno, perché anche noi tante volte ci dimentichiamo, sembra quasi scontato avere un figlio sano. Poi succede. È vero, è proprio vero. Chiunque di noi conosce sicuramente qualcuno che ha avuto un bambino, un conoscente che si è ammalato di tumore. Quindi investire sulla ricerca sui tumori pediatrici sicuramente ha un ritorno anche nella ricerca sui tumori in generale. No, ma infatti... Quindi lo sento un po' come un dovere. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, un po' tutti, sì. Io stesso, un caro amico che purtroppo ha sviluppato quando era bambino, sviluppò un tumore al rene, poi fortunatamente ci fu la possibilità di semplicemente toglierlo materialmente proprio il rene, però chiaramente ci sono, questo continua a essere un qualcosa da non mettere nel cassetto, un problema da non mettere, come si suol dire, da non nascondere sotto il tappeto. Bisogna parlarne chiaramente. Noi abbiamo voluto dar spazio anche all'associazione Bianca Garavaglia Onlus proprio per l'importanza dell'operato che viene svolto da tutti voi e dai volontari dell'associazione. Io ricordo ancora una volta, perché è veramente, veramente molto importante, a bianca.org si può donare, si possono acquistare le uova di Pasqua, visto che adesso manca un po' di tempo a Pasqua, le colombe, le uova di Pasqua dell'associazione, sicuramente potete comprarle per fare del bene, le bomboniere, potete anche proporvi come volontari per aiutare l'associazione Bianca Garavaglia Onlus, il sito a bianca.org, la mail info@abianca.org e sicuramente potete trovare qualcuno nel caso in cui abbiate bisogno d'aiuto, magari potete anche orientare magari in alcuni casi anche i genitori oppure le famiglie, ecco, nel caso in cui abbiate bisogno di aiuto e orientamento, nel caso in cui invece vogliate aiutare, vogliate fare volontari, sicuramente trovate tutte le informazioni sul sito internet. Dottoressa Maino, io la ringrazio veramente molto per essere stata nostra ospite oggi a Colazione in Farmacia. Le auguro una buona giornata, un buon fine settimana e a risentirci presto. Grazie a voi per lo spazio, saluto tutti gli ascoltatori, mi raccomando, donate. Donate, giusto, grazie dottoressa. Arrivederci. Arrivederci.